Dopo il pirotecnico 3-3 di domenica scorsa all'Adriatico, Pescara obbligato a vincere, niente tempi supplementari, tre pali Iacobucci, la sostanziale novità dell'11 Zauri, privo di Drudi, Pompetti e Derisio a metà campo, Memuscia e il play, interni Giambo e Pontisso davanti, rientro di Dursi con Rauti e Cernigoi a completare il tridente panchina, almeno inizialmente per Clemenza e Ferrari, avvicendamento tre pali anche nella Feralpi, Liverani, ex Celano al posto di De Lucia, non al meglio, le altre novità, Pisano per Legati nel cuore della difesa, soprattutto Siligardi e non Di Molfetta, grande protagonista del match di domenica scorsa all'Adriatico, tra le linee Siligardi alle spalle di Miracoli e Guerra, i capitani al centro del campo, Carraro da una parte perché Legati parte dalla banchina, entrerà nel finale in una difesa a 5 disegnata dal tecnico Stefano Vecchi e dall'altra Memuscia. Si comincia così, l'arbitro è Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, i ritmi sono bassi, qui c'è un errore di Giambo e un contatto dubbio tra Balestrero e Ijanes, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste della panchina lombarda bresciana, rivediamo il tutto, c'è questo contatto tra Ijanes, ripeto, e Balestrero dopo un pallone perso ingenuamente da Giambo, quindi la prima insidia, Balestrero sempre si inserisce alle spalle dei difensori biancazzurri, disturbato da Ijanes, sfiora il palo su invito di Miracoli che è stato probabilmente il migliore della squadra di casa, altro errore, pallone sanguinoso perso da Giambo sulla tre quarti, gran sinistro effendente di Siligardi che spolvera la parte superiore della traversa difesa, della porta difesa da Iacobucci, inquadrato Siligardi, classe 88, 34 anni già compiuti, ex Livorno, Verona, Parma, giocatore di grande qualità, è stato preferito oggi almeno inizialmente a Di Molfetta che entrerà nel corso della ripresa, saranno due trequartisti per almeno 10 minuti, ancora la Feralpi Salò con questa manovra, muove benissimo la sfera, questa forse è l'unica azione degna di questo nome nel primo tempo della Feralpi Salò, il cross di Corrado, la sponda di Balestrero e con il destro, il piede debole, Siligardi spreca un'ottima opportunità con la palla che termina altissima rispetto alla traversa della porta difesa da Alessandro Iacobucci, poi il Pescara con Nzita, 40esimo, evita l'intervento di Ergeligiu e poi il pallone splendido in profondità con Cernigoi che brucia Pisano e poi non ha molto angolo di tiro, prova a sorprendere Liverani, colpisce il palo, sfortunato Cernigoi, probabilmente ha fatto il massimo in questa circostanza, bella la palla in profondità di Nzita che poi però si macchierà di un errore decisivo in occasione del secondo gol della Feralpi Salò in avvio di ripresa, tutto sommato equilibrato il primo tempo, non ci sono stati grandi sussulti, un ligneo per parte, Siligardi e poi Cernigoi, azione che abbiamo rivisto, ancora un'altra angolazione, siamo al 50esimo, il gol del vantaggio della Feralpi Salò sugli sviluppi di questa rimessa di Liverani, Simone Guerra, palla per Miracoli che mette il pallone in mezzo, sbaglia qui probabilmente lo stop Siligardi, un assist per Balestrero, murato da Iacobucci, il tap-in però vincente di Simone Guerra, classe 89 e la rete numero 13 in campionato per l'attaccante della Feralpi Salò, naturalmente festeggiato dai propri compagni di squadra, siamo al quinto minuto nel corso della ripresa, poteva fare decisamente meglio il reparto arretrato biancazzurro, c'è stato il cross di Miracoli, ripetiamo, a mio avviso almeno il migliore della squadra di Stefano Vecchi, ecco qui il suo traversone, Siligardi probabilmente, insomma, uno stop non proprio preciso, però si trasforma in un assist per Balestrero, bravissimo Iacobucci a chiudergli tutto lo specchio, ma sulla respinta il tap-in di Simone Guerra per il gol dell'1-0, quinto minuto, ripetiamo, nel corso della ripresa si sblocca la situazione, Feralpi Salò in vantaggio, il Pescara a questo punto deve segnare due gol per centrare la qualificazione al turno successivo, ancora una volta rivediamo l'esultanza dell'attaccante della squadra bresciana ex Vicenza e qui ancora 55esimo il tentativo di Miracoli che si gira dal limite, il sinistro radente che sfiora il palo della porta difesa da Iacobucci, numero 9 Miracoli, classe 92, 12 gol
in questa stagione. 58esimo minuto, sbaglia Nzita e c'è l'assist sempre di Miracoli per Siligardi, che con il destro fredda l'incolpevole Iacobucci. 58esimo, dunque dopo 8 minuti, distanza di 8 minuti al vantaggio della Feralpi Salò, anche il raddoppio. Ed ora c'è davvero una montagna da scalare qui, doveva fare decisamente meglio Nzita, un errore il suo, sbaglia il controllo, gli scippa il pallone Miracoli, che poi riesce ad effettuare questo assist per Siligardi. Non viene assorbito in realtà neanche il suo inserimento nei 16 metri avversari. Rivediamo Miracoli dentro per Siligardi, che lascia sfilare il pallone e poi lascia andare la gamba, nulla da fare per Iacobucci, che ha deviato il pallone, il tiro era centrale, però insomma un destro ravvicinato anche piuttosto potente. Nulla da fare per l'estremo difensore biancazzurro, dunque 58esimo, Feralpi 2 Pescara 0. Il tentativo di Janes, intanto sono entrati in campo anche Clemenza al posto di Clemenza al posto di Memushai e poi anche Ferrari in luogo di Rauti. 4-2-4, Janes avrebbe potuto fare di più sull'angolo calciato da Clemenza, ci prova Pontisso, smanaccia il pallone Liverani, passato nel Celano, il portiere della Feralpi Salò, 2 anni dal 2010 al 2012, il gioiello al 73esimo di Clemenza, gran sinistro, palla che si infila all'angolino basso, assist appunto di Liverani, 2-1, accorcia le distanze al minuto 73, Luca Clemenza, questo è l'ottavo gol in campionato per il classe 97, rivediamo insomma una parabola bellissima, un gran gol quello di Clemenza, teoricamente ci sarebbe tempo, no? Per tentare l'impresa, 17 minuti più recupero, però non accadrà più nulla, un possesso sterile, non ci sono altre occasioni, 5 minuti di recupero, il Pescara viene eliminato, va avanti la Feralpi Salò.